Ciao lettrici e lettori, oggi è una giornata particolare perché mi sto preparando, sono circa le 9:15, perché oggi andrò a incontrare un autore molto speciale per me e dopo vi racconto bene. Allora, io continuo, finisco di truccarmi, anche perché guardate le occhiaie, e niente, ci vediamo fra un po' appena sono pronta, così esco. Ciao ragazzi, io sono uscita di casa e sta nevicando. Se qualcuno di voi un po' un attimo ha seguito varie mie dirette, saprete che la neve è la mia unica fobia nella vita. Quindi sono tipo disperata. Vabbè, ho già preso le goccine che porto con me, questo è il mio rimedio antipanico. Adesso vado a prelevare. Dopodiché autobus, stazione. Ok, in tutto questo, Madonna, guarda l'illuminante che... Vabbè, e in tutto questo sto cercando di non avere un attacco di panico in mezzo alla strada. La giornata comincia benissimo. No, vabbè, a parte gli scherzi, comunque ce la farò a capire che devo guardare qua, eh. È il mio primo vlog, quindi abbiate anche pazienza. E niente, sono qua sotto il portico che attendo l'autobus. A Venezia, ovviamente 5 minuti in ritardo, perfetto, perché andiamo a incontrare J. Christoph. Praticamente J. Christoph, l'autore di Nevermind, è a Venezia per scrivere il terzo. La trilogia di Nevernight, ovviamente, che si chiama Dark Zone. In teoria il meeting ufficiale nel senso che è stato organizzato direttamente da lui con i fan italiani, sarebbe domani, che è sabato, ma io lavoro. Quindi la mia amica Clarissa, che è anche la owner di Cozy Corner Candles, ha avuto l'ardire di mandargli un messaggio privato dicendogli: io e Tiffany venerdì veniamo a Venezia, ti becchiamo, ci sei, ci faresti questo favore? E lui è stato così gentile da dirci di sì. Quindi, visto che io sono molto, molto, molto emozionata e perché la trilogia di Nevernight sta diventando una delle mie serie preferite, comunque nonostante i difetti, ma è veramente bellissima. Mia Corver è forse uno dei miei personaggi preferiti attualmente esistenti. Quindi, morale della favola, andiamo a Venezia a conoscere J. Christoph. Io sono già al binario con super anticipo perché io ho un sacco di ansia quando si tratta di viaggiare e praticamente il treno è già in ritardo di 5 minuti. Benissimo, Trenitalia non si smentisce mai, mai, mai. Io devo imparare a guardare lì. Non ce la farò mai, ragazzi, verrà tutto dove io guardo a caso. Vabbè, comunque niente, era un po' che non vado a Venezia, ovviamente diluvia e mi sono spuntati anche ben due brufoli che non ho mai avuto neanche in adolescenza, è giusto che mi spuntino oggi, no? Adesso
dobbiamo trovare Clarissa, altrimenti oggi non andiamo da nessuna parte. Bene, io ho beccato Clarissa. Ciao! E ora stiamo andando a cercare qualcosina da mangiare, dopodiché ci avviamo, fa un freddo porco. Non mi sento più il naso. E ora andiamo a cercare un punto da mangiare dove magari c'è da sedere. Proviamo là. Sì, va bene, vi aggiorniamo fra poco. Ciao. Bene, adesso abbiamo mangiato e Clary ora si mette a controllare le candele, così ne regala anche una a Jay, o almeno ci prova. Ti immagini, le rifiuta? No, dai, è impossibile. Cos'è sta merda? Non posso metterla in valigia. Potrebbe andare anche così. Stai scherzando? Non volevo metterti in panico, ma secondo te viene qua dall'Australia col bagaglio a mano? No, è meno di 100 ml, quindi la può usare. Male, ma mi viene da così, tipo pacchettino dei poveri. Sì, pacchetto dei poveri, bene. Controlliamo le candele e ci avviamo adesso. Sulla luna! We are about to do. That's right, yeah? Yes, that's it. Thank you. Cazzo, dammi. Vuoi provare col mio? Prova. Yeah. It's my
light me a candle. Thank you so much. That's amazing. You have Thank two inside, so you can burn one and oh, the other. Awesome. Allora, cos'è appena successo? Allora, papà, papà! Ho ripreso male tutte le firme, comunque no, in pratica... Davvero? No, no, le ho riprese ma un po' minchia, la tua meglio della mia sicuro, perché mi sentivo un po' stalker. E niente, commenti a caldo per i nostri utenti di YouTube. Allora, fan forever, proprio fan forever. Fan forever, fan papà. Fan forever, ah, io non ho il suo braccio da selfie, anche perché è altissimo, io sono una nana. Quando si è alzato mi sono spaventata. È tipo altissimo, ma l'avevo visto perché mi ricordo la foto con sì, Kirsten White. Comunque, cioè, capisci, poi Kirsten White è anche piccolina. Cioè. Ma non è che io e Kirsten White avremo grande differenza di altezza. Comunque, in pratica, siamo state due ore e mezza a parlare con lui, è stato gentilissimo. Siamo praticamente... Il punto della sigla è che perderemo i nostri treni perché abbiamo parlato con... Sì, infatti ora tipo dobbiamo correre a prendere il treno. Oddio, c'è un topo morto che galleggia, che schifo. Comunque, no, è stato carinissimo, dolcissimo, abbiamo parlato un sacco. Non uscirà mai Dark Dawn per colpa nostra, probabilmente, perché invece che scrivere ha chiacchierato con noi. E niente, è stato super carino. Ma l'hai ripreso mentre hai dato le candele? Certo che ho ripreso. Ha voglia, vuoi che non prenda il momento di gloria di così cose? Ce le hai date, madonna, ti ha ringraziato un sacco. E niente, siamo un po'... non lo so... Siamo positivamente... Allora, io ho fatto cadere una sedia. Sì. Parliamone. Perché mi sentivo fuori dal mondo. Io gli ho criticato in faccia al libro. Però è stato bellissimo. Le critiche costruttive, ragazzi. No, però è veramente un patatone. Cioè, mille punti a J. Christoph. E niente... Non lo so, non me lo aspettavo così terzo, disponibile e carino. Il terzo non uscirà mai. Sì, il terzo non uscirà mai. Volevo scriverlo oggi perché domani sarà la stessa vicenda di oggi, con parole. E invece no. Ragazzi, noi abbiamo visto una cosa che voi non vedete per un po' di tempo. Abbiamo un mega spoiler! Abbiamo un mega spoiler! Non ci ha chiesto di non dirlo quindi nada. No, non faremo spoiler, però... Niente, sono contentissima. I gradini. Sì, no, li sto guardando i gradini, non ci uccideremo. E commenti a caldo, contento. Sì, sì, sì. Alla grande, secondo me è meglio contento. Di quanto mi aspettassi. No, infatti, cioè, io non mi aspettavo neanche che vi dicesse sedetevi. No, siamo stati lì, c'è grandi amici proprio, che ha creato. Io mi aspettavo dicesse tirate fuori i libri. E invece i libri è stato un... Ah, è vero, i libri. Ah, è vero, dobbiamo firmare i libri. Grazie. E niente, raga, adesso torniamo verso la stazione. E niente, comunque adesso torniamo verso la station. Perché non ho un selfie stick? Come sono poco professionale. Adesso li guardiamo. Ok. Tono mi ha fatto... Ho paura. E niente, dopo ci aggiorniamo. Va bene, a dopo. Hey, ciao lettrici e lettori, scusatemi ma ci tenevo a fare qualche considerazione finale. Come vedete la sto facendo senza occhiali perché fanno riflesso e risolveremo in altro modo il problema più avanti. Comunque, volevo davvero raccontarvi un po' di quello che è successo oggi in maniera un po' più lineare perché io non sono proprio un genio dei vlog, però è stato un incontro super carino. J. Christoph è estremamente disponibile. Io pensavo che fosse il classico incontro dove arrivi coi libri, ok, firma, frasi di circostanza, foto, ciao, saluti e baci. Invece siamo stati più di due ore a parlare insieme, tanto che a un certo punto io ho guardato Clarissa dicendole io ho il treno fra un quarto d'ora e siamo corse in stazione.
Devo dire è stata una giornata molto speciale perché innanzitutto c'era con me Clarissa, che è una mia carissima amica e mi ha fatto molto piacere, e Jay è stato immensamente carino, davvero disponibilissimo, abbiamo parlato di un sacco di argomenti, non ha mai, cioè è stato lui tra l'altro che ci ha proprio incoraggiati a parlare, insomma, no, davvero molto 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 carino, gli vogliamo davvero un sacco bene da oggi, proprio fans forever. E niente, abbiamo davvero, ci siamo ritrovati a parlare, ci ha fatto un sacco di domande anche sulla situazione editoriale italiana, ci ha chiesto come funziona lo Young Adult in Italia, e lì sono riuscita, che è un mio grande orgoglio, a parlargli male di alcuni titoli, ma non si fa. Molto molto dolce, carino, super disponibile, e quindi niente, Jay aveva organizzato in maniera molto homemade domani un incontro a Venezia, io purtroppo non ci sarò perché ovviamente lavoro, quindi non ho scampo, e quindi è stato davvero ancora meglio perché gli abbiamo scritto un messaggio proprio del tipo: ma se noi ci presentassimo oggi cosa dici? E lui ha detto subito di sì, quindi fans forever, proprio davvero super super carino, ci ha detto anche qualche piccolo spoiler di Dark Dawn, molto vago, siamo riuscite anche a vedere qualcosa in anteprima, super. Io oggi ho rischiato circa 25 attacchi di panico perché fuori sta nevicando, io ho la fobia della neve, quindi ora sono distrutta, non vedo l'ora di farmi un tè caldo, mangiare qualcosa al volo e morire nel letto, perché domattina, nonostante nevichi e nonostante io starò malissimo, ho un lavoro da fare in esterna, ovviamente. Gioie sempre. In ogni caso, io ragazzi vi ringrazio, scusate per questo mio primo vlog, che non sarà sicuramente perfetto, però davvero oggi è stata una giornata super divertente. Niente, io non posso fare altro che consigliarvi la trilogia di Nevernight, presto uscirà Dark Dawn, in realtà forse grazie a me Clarissa non uscirà Dark Dawn, perché oggi gli abbiamo rubato 3 ore di tempo invece che stare lì a scrivere, è stato davvero un peccato per quello, ma in realtà è stato molto molto carino e disponibile, quindi siamo molto felici di aver fatto questa follia anche un po' a caso. Quindi niente, io come sempre vi ringrazio, spero che questo vlog comunque un po' vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!